Questo programma è realizzato in collaborazione con Emma Villas, ville casali in affitto in Italia. Buonasera e bentornati a Sottorete. Apriamo così questa puntata di Sottorete, una puntata speciale. Come vedete, siamo ancora una volta all'interno dei nostri studi perché è finita la stagione dell'Emma Villas, è finita nel migliore dei modi giovedì scorso con questa bella e netta vittoria per 3-0 su Santa Croce. L'abbiamo visto in questi 15 secondi di questo video un po' emozionale, proprio un po' a mettere un po' la ciliegina sulla torta di questa stagione molto difficile, ma insomma un 3-0 che fa chiaramente ben sperare e fa molto piacere alla società e a tutta la città. Ma insieme a me chiaramente non sono solo, intanto ho un ospite qui in studio, questa è la prima volta che è qui, un giornalista, Michele D'Ascoli di OK Siena. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Benvenuto, è un piacere per noi, e chiaramente in collegamento uno dei protagonisti dell'Emma Villas. Lo disturbiamo perché è appena tornato a casa dopo questa lunghissima maratona di questa stagione, ma è qui insieme a noi un ospite graditissimo e veramente un protagonista di questa scalata verso la salvezza, cioè Simone Parodi, schiacciatore dell'Emma Villas. Bentornato, Simone. Ciao, grazie mille dell'invito a voi. Siamo qui quindi chiaramente a fare un po' l'analisi, e partirei proprio da te, Michele, perché hai seguito chiaramente questa stagione difficile, segnata un po' da alti e bassi, anche da tanta sfortuna, e direi che è il momento, questo è il momento per fare un po' un bilancio. Ecco, ti chiedo com'è stata questa stagione, sì, segnata da sfortuna, dalla malattia, dal Covid, da tanti acquisti, dall'esonero dell'allenatore, insomma è successo di tutto. Sì, la sfortuna ha colpito un po' tutte le squadre. Noi siamo stati in grado comunque di reagire alle difficoltà, abbiamo fatto un ottimo finale di stagione, a esclusione della partita contro Cantù, ma devo dire che a Santa Croce poi abbiamo tirato fuori tutto e senza problemi abbiamo portato a casa il risultato 3-0. In quel caso siamo stati fortunati perché a loro mancava il palleggiatore ufficiale, ma come ha detto coach Montagnani, anche noi all'andata avevamo l'assenza del nostro palleggiatore, quindi tutto torna. Sì, poi tra l'altro, insomma, quando ci fu Emma Villas contro Santa Croce era un po' un periodo molto particolare per i ragazzi di coach Montagnani, perché erano appena rientrati o comunque veramente da molto poco da questa lunga pausa forzata dovuta al Covid, quindi insomma erano anche un po' momenti particolarmente delicati e difficili per i ragazzi. Sì, era da poco finito il periodo di quarantena, e quindi certo rientrare poi in campo è sempre difficoltoso rispetto a squadre che hanno proseguito senza problemi il campionato. Ora passerei chiaramente la parola a Simone Parodi, a cui chiedo dall'alto anche della sua esperienza, che stagione è stata quella di quest'anno? Poi dopo manderemo anche un piccolo estratto dell'intervista post gara di Santa Croce che a me ha colpito abbastanza, ma insomma ne parleremo. Simone, che stagione è stata quella di quest'anno? Diciamo che è stata una stagione molto complicata, per me personalmente forse una delle più difficili della mia carriera, ma è stata anche una delle più emozionanti, come forse hai detto tu adesso che volevi vedere l'intervista, forse perché ho fatto un'intervista molto emotiva, abbiamo concluso l'anno nel migliore dei modi, però è stata una stagione molto difficile perché il Covid non ci ha aiutati perché abbiamo fatto un periodo di stop e poi forse siamo rientrati giusti, ma abbiamo giocato un po' troppo presto, non eravamo ancora pronti. E forse quella partita, quelle due partite che abbiamo giocato a rientro, diciamo che ci hanno un po' destabilizzato, ci hanno fatto anche un po'
ci ha un po' penalizzato, diciamo, nel proseguire il campionato. Diciamo che non abbiamo iniziato bene, però forse potevamo aspettare qualche giornata in più per riprendere e diciamo che non ci ha assolutamente aiutati, però si è stati, come ho detto prima, comunque molto bravi a vincere quelle 5 partite di fila. Purtroppo abbiamo fatto un passo falso contro Cantù e io ci sono rimasto malissimo, molto male, perché anch'io non ho giocato una buona pallavolo in un periodo dove stavamo giocando bene. E quindi quella è stata un po' la cosa negativa di quel periodo, però penso che abbiamo fatto. Sono sempre abituato a guardare il bicchiere mezzo pieno, quindi se guardiamo il lato positivo, abbiamo fatto una bellissima cavalcata alla fine che potevamo non fare, come avevo detto anche nell'intervista. Potevamo gettare la spugna, ma siamo stati un gruppo stupendo e non l'abbiamo fatto fino alla fine. E penso che l'abbiate visto anche voi, l'hanno visto i tifosi. Quindi quello penso che sia stata la cosa positiva della stagione, non aver mai mollato, diciamo. Assolutamente, questo è arrivato sia a noi che ai tifosi bianco-blu, tant'è che forse il primo momento e ci feci molto caso anche la stessa partita, la prima partita in cui poi diciamo da cui è iniziata quella grande scalata, e cioè la vittoria contro Reggio Emilia, che è stata anche una partita molto insomma difficile, 2-0 sotto, poi dopo ribaltata completamente, cioè quando è caduto l'ultimo pallone e Emma Villas ha vinto quella gara dopo tantissimo tempo, insomma, in cui veramente non si sentiva più il sapore della vittoria, cioè è scoppiato veramente il pandemonio al Palaestra. Insomma, questa salvezza e questa lotta verso la salvezza è stata sentita come quasi veramente una vittoria di un campionato o comunque di una promozione. Ma sì, la partita contro Reggio Emilia è stata veramente la svolta, perché noi abbiamo avuto la fortuna quest'anno, mezza squadra, di stare al Casale e parlavamo molto delle sconfitte, delle partite, di come andavano, di come. E non ci davamo una spiegazione, cioè non c'era proprio una motivazione valida per la quale poi alla fine non riuscivamo a vincere. E quindi dopo Reggio Emilia l'abbiamo capito, dopo Reggio Emilia abbiamo capito che comunque eravamo una bella squadra, fatta di tante individualità, ma che forse di squadra non riuscivamo a giocare, ma abbiamo capito che ci mancava tanta fiducia. E dopo Reggio Emilia abbiamo capito, perché dopo quella partita è come se si fosse accesa una scintilla. E infatti dopo quella partita poi abbiamo iniziato a giocare, a parte le vittorie, ma abbiamo iniziato a giocare a pallavolo molto bene. Ed è partita tutta una partita inaspettata, perché contro Reggio Emilia, che aveva vinto la Coppa Italia penso qualche giorno prima, non se lo aspettava nessuno. E quindi è stata un po' la miccia della stagione. Poi da lì abbiamo giocato a pallavolo come forse noi sapevamo d'avere perché ci allenavamo bene, ma poi in partita avevamo tipo un frodamano tirato che non riuscivamo a giocare. Ma in cuor nostro sapevamo che eravamo un gruppo che sapeva giocare bene a pallavolo e l'abbiamo dimostrato. Purtroppo alla fine, ma come ho detto prima, l'importante è che l'abbiamo fatto in un momento della stagione. Senti Michele, ti faccio più o meno la stessa domanda, un po' rigirata, nel senso che gli obiettivi soliti dell'Emma Villas, lo abbiamo visto gli scorsi anni, erano altri, no? E comunque anche quest'anno era partita in un certo modo, l'obiettivo non era, diciamo che era un po' più nascosto, però più o meno insomma, sappiamo quali sono gli obiettivi e le ambizioni dell'Emma Villas. Poi, durante il campionato si sono chiaramente modificati e poi l'obiettivo è diventata la salvezza. È stato più secondo te deludente o alla fine ha avuto un valore comunque molto importante questo anche filotto di vittorie, questa rincorsa che poi veramente è finita nel migliore dei modi? Sì, gli obiettivi dell'Emma Villas li conosciamo, è sempre il salto di categoria. Quest'anno ci siamo trovati più in difficoltà rispetto agli altri anni, ma poi è finita nel migliore dei modi. Certo, la vittoria contro Cantù è stata fondamentale, tra l'altro veniva dopo 2 partite contro Lagonegro e Brescia, se non ricordo male, nella quale anche sotto di due set Contro portavamo. Reggio Emilia, scusami, No, le 2 partite precedenti, precedenti ok. venivamo da 2 partite appunto dove sotto 2-0 poi siamo riusciti a portare il match al tie-break, purtroppo perdendo, ma comunque abbiamo iniziato a racimolare dei punti. E
E quella è stata secondo me la vera miccia che ha Sì. fatto poi portare la stagione a quella che è stata. Senti, Michele, tu eri a Santa Croce, quindi hai vissuto quei momenti alla fine di gioia. All'inizio della partita, come ti sono sembrati i ragazzi? C'era tanta tensione. Beh, chiaramente all'inizio della partita sì, c'era tensione, ma li vedevo sicuri di loro e quindi parlando anche con altri dello staff, sapevamo che avremmo portato a casa un ottimo risultato. Poi anche le altre partite ci hanno aiutato per come sono andate, quindi è finita tutto nel Certo. migliore dei modi, senza nessun problema. Sì, infatti già eravamo certi della salvezza anche prima di arrivare sul 3-0, visto insomma il risultato in altri campi, cioè nel campo di appunto in quello di Ortona. Prima di interpellare Simone Parodi, vorrei mandare un piccolo estratto, come ho detto prima, dell'intervista realizzata proprio post gara, dopo la gara di Santa Croce, che a me ha molto colpito. E poi da cui secondo me potremmo prendere alcuni pezzi molto interessanti. Vediamola. Di questo gruppo sono contentissimo perché siamo davvero un bellissimo, un bel gruppo. Infatti, alla fine mi sono anche commosso, per me è difficile. E stando al Casale, abbiamo creato, siamo quasi metà della squadra al Casale, abbiamo creato una bellissima alchimia tra di noi. E dispiace un po' per questo perché è finito un po' tutto. E non sono un giovincello, non c'ho più 20 anni, quindi speriamo di ripetere altre stagioni così. La dedico al gruppo, ma davvero, non sono frasi fatte, la dedico al gruppo perché ce lo meritavamo, abbiamo passato momenti non difficili di più. E noi, la società, devo dire anche che la società è stata brava perché abbiamo fatto tante vittorie, tante sconfitte di fila e non ci hanno, diciamo, fatto in gergo il cazziatone, quindi siamo contenti per questo e penso che alla fine le ultime partite si sia visto. Grazie, mi spiace per il cazzettone, ma ci sta. Ho lasciato volutamente quest'ultima parte perché è bellissima, Simone, lo devo dire, perché veramente mostra la vostra semplicità, umanità, che sono veramente va valori incredibili, molto importanti, che a volte magari si dice allo sportivo così lontano, no. Mi è piaciuta molto, insomma, fa sorridere. Però ecco, partendo un po' da questa tua intervista, hai toccato tanti punti. Inizierei con la commozione, perché un grande campione come te, che ha avuto tante esperienze sia all'estero in Polonia, in grandissime squadre, tra cui insomma la campionessa uscente di Champions League alla Lube, Kuhn, insomma, vabbè, non le voglio nominare chiaramente tutte le società in cui hai giocato, le grandissime società. Ecco, la commozione è legata proprio al fatto che cioè, si è creato qualcosa veramente di importante all'interno del vostro gruppo, insomma, nonostante questa annata difficilissima. Assolutamente sì, come hai detto prima ho giocato in squadre importanti, però sai, è stato diverso quest'anno perché forse c'è stata molta più, non posso chiamarla, non so, umanità, posso chiamarla amicizia, c'è stata, ripeto, sempre il Casale perché è stata una cosa importante, eravamo ragazzi semplici come dici tu, perché magari sai, uno ci vede in campo, la televisione, come dei robot, diciamo, che entriamo in campo e giochiamo, ma quest'anno c'è stata un'alchimia diversa rispetto ad altri anni. E quindi penso che a fine partita noi sapevamo di vincere, non so per quale motivo, ma sapevamo di vincere quella partita perché abbiamo giocato veramente tranquilli e nessuno di noi chiedeva risultati. Una cosa che ho notato quando sono queste partite, all'ultima di campionato, e magari chiedi come sono i risultati negli altri campi e non ci abbiamo mai pensato agli altri risultati perché volevamo fare la nostra partita, volevamo chiudere diciamo in bellezza e per il gruppo perché ce la meritavamo e un po' dispiaceva perché comunque siamo arrivati penso a 2 punti dall'ottava, 1 punto dall'ottava e siamo arrivati a pochissimo dai playoff che sarebbe stato un'impresa per come era iniziata, per come era andata la stagione, quindi la commozione era un po' per tante cose, perché come ho detto prima non sono un giovincello, quindi non so ancora quante stagioni avrò davanti,
e perché comunque con questo gruppo volevamo forse continuare, perché finire così presto è stato un po' un peccato, e quindi volevamo continuare, poi perché abbiamo giocato una partita, secondo me bellissima, una partita tranquilli, concentrati, contro ok, una Santa Croce che non aveva palleggiatore titolare, per carità, va benissimo, ma io penso che questa squadra anche con Acquarone avremmo forse faticato un po' di più, ma ha giocato una partita concentrata, precisa. E quindi il rammarico è stato un po' questo, è stato un po' il non affrontare i playoff e vedere dove potevamo arrivare. Però, ripeto, è stata una bella stagione alla fine, e quindi prendiamo le cose positive. Assolutamente, hai dedicato questa vittoria un po' a questa scalata che ha portato alla salvezza appunto al gruppo, lo hai detto chiaramente, lo abbiamo capito quali sono le ragioni alla base di questa tua dedica e poi hai parlato anche della società che comunque è stata brava, vi è stata vicino perché non vi ha rimproverato, magari ha fatto pressioni in quei momenti bui. Ecco, riguardo la società. Qualche parolina in più? Ma guarda, faccio una prefazione, nel senso che qua a Siena c'è un po' questa voce, questa nomea che comunque c'è molta pressione e ci sta. Da un lato ci sta, il presidente mette molta pressione perché da un lato è giusto che sia così, perché è una società ambiziosa e quindi come ci dice sempre lui, chi viene qua a Siena, come chi va in grandi squadre, sa che deve vincere, deve cercare di vincere, deve mettere tutto quello che ha. E all'inizio forse la società ha un po' sbagliato, ma questo ne abbiamo già parlato anche con loro, ma poteva benissimo continuare su questo filone e sarebbe stato sbagliato, ma sono stati, secondo me, bravissimi, come ho detto nell'intervista. Sono stati molto bravi perché quando abbiamo perso tante partite di fila, stavamo giocando male, il gruppo non riusciva proprio a esprimere la miglior pallavolo, il presidente ci ha convocati e ci ha dato morale, ci ha dato fiducia, ci ha fatto sentire molto vicino a noi, molto molto vicino, ci ha fatto un discorso quasi da padre a figli, e quindi penso che questa sia stata un po' la svolta della stagione, perché noi ci aspettavamo comunque, diciamo, una strigliata da parte sua, e invece inaspettatamente ci ha fatto, inaspettatamente non per la sua persona, ma un po' per il ruolo che ha il presidente. Diciamo, ci ha un po' espresso i valori della società, suoi e di tutta l'azienda, e quindi questo penso che sia stata un'altra miccia che ci ha fatto poi, diciamo, iniziare il cammino verso queste vittorie. Quindi penso che questa sia stata anche una grandissima, forse la grande svolta della stagione, il presidente che ci ha trattato un po' come fossimo i suoi figli, quindi penso che sia stata una cosa non positiva, ma di più. Beh, tutti insieme, diciamo, avete fatto squadra veramente tutti insieme, voi giocatori, società e staff, insomma, Sì, tutti noi insieme giocatori, per. staff, allenatori, tutto, un po' il presidente, l'allenatore, comunque diciamo che hanno gestito al meglio un nostro momento di difficoltà. Senti, un ultimo aspetto di questa, poi do subito la parola a Michele, ovviamente, però su cui diciamo che ci tengo molto perché hai detto non sono più giovincello, speriamo di ripetere una stagione così. Un'altra stagione così, magari un po' meno sfortunata, un pochino più fortunata e magari proprio a Siena, che ci dici del tuo futuro? So che adesso penserai alle vacanze, ok, però. No, ma guarda, è stata una stagione molto difficile, ripeto, per me, per tutti, ma per me, perché fisicamente non sono stato benissimo, e mi allenavo, non mi allenavo tanto, e quindi la partita contro Cantù, dove non avevo giocato bene, mi era un po' crollato il mondo addosso, e la penultima partita poi tra l'altro, e quindi avevo fatto i pensieri più più esasperati che si possano fare, che possa fare un pallavolista, uno sportivo. E poi però la passione è talmente tanta che anche dopo l'ultima partita giocata spero di ripetere, spero di poter giocare a questi livelli, e perché no, a Siena, perché comunque alla fine è stata una bella esperienza, e spero che la società tenga gran parte del gruppo, perché alla fine il gruppo, come dicevo prima, è stato buono, tenga gran parte del gruppo, perché secondo me, se noi avessimo iniziato il campionato a metà di questa stagione, sarebbe stata un'altra storia.
Assolutamente, sì, sicuramente farebbe molto piacere rimanesse gran parte del gruppo perché poi la tabula rasa non fa mai bene e diciamo negli anni l'abbiamo visto qui a Siena, insomma, proprio riguardo anche all'Emma Villas. Michele, stessa domanda, cosa ti auguri? Parliamo di futuro, cosa ti auguri per la prossima stagione e per il futuro dell'Emma Villas? Sappiamo, immaginiamo che la società sia già al lavoro. Sì, credo la società sia già al lavoro e mi auguro di non rivivere una stagione come questa, e soprattutto perché arrivare alle ultime partite con l'acqua alla gola non fa mai bene perché la pressione sì può tirar fuori la carica come è successo, ma può anche gettare tutto giù nel baratro e quindi insomma rischiare la categoria non è mai Certo. bello, soprattutto se si parte con una squadra che punta a salire. Assolutamente. E cosa, non so, te cosa ti auguri? Magari il discorso, come ha detto anche giustamente Simone, rimanere gran parte che rimanga gran parte della squadra, che rimanga qualche elemento, lo staff. Sì, ma io sostengo sempre questo, la squadra è bene mantenere, magari rafforzarla, questo sì, ma non cambiare del tutto gli elementi, anche perché abbiamo visto che nelle ultime partite la palla girava e girava bene, quindi Certo. si è creata quell'amalgama, ecco, che andrebbe a cadere se si dovesse cambiare tutto il gruppo. Quindi sì, mi auguro che rimangano. Vorrei dire tutti, ma sappiamo che questa è una cosa nello sport Possibile, impossibile, ma certo. certo con qualche magari rafforzamento, ma tenere diciamo, il grosso di questa squadra. Il Secondo me cuore di si questa potrebbe fare, squadra. certo, si potrebbe fare bene. Il cuore di questa squadra, tra l'altro, secondo me è rappresentato anche molto da Coach Montagnani, che quando è arrivato lui la situazione era già molto difficile perché la squadra, prima anche che arrivasse tra l'altro Simone Parodi, la squadra era già in grossa difficoltà e lui è riuscito sicuramente nell'obiettivo, e cioè portare l'Emma Villas alla salvezza. Durante proprio l'intervista post-gara, fatta insieme praticamente a Simone Parodi, Paolo Montagnani, un po' stanco chiaramente di questa stagione difficilissima, ha detto però adesso già dobbiamo riprogettare per il futuro. Insomma, ci fa un po' ben sperare che forse la società e Coach Montagnani si siano già parlati e che insomma ci sia una riconferma. Secondo te sarebbe positiva diciamo come personalità Montagnani? Sì, secondo me Montagnani ha fatto veramente un ottimo lavoro, entrando subito diciamo, nel gruppo, facendo tre vittorie consecutive dopo un inizio di stagione non proprio di altissimo livello. E poi c'è stata una flessione, come di solito accade a cambi di allenatori, ma l'ultima parte della stagione non si può dire proprio niente. E soprattutto, secondo me, è riuscita a tenere umiltà nei giocatori, calma e a tenere unita una squadra che altrimenti si sarebbe potuta sfilacciare e quindi creare ulteriori problemi a una stagione già non perfetta. Certo, chiaramente questo lo chiediamo a Simone. Com'è stato lavorare con Coach Montagnani? Ma con Paolo prima non ho speso parole, però Paolo penso sia un grandissimo allenatore. Non avevo mai avuto la fortuna di averlo in squadra, però la sua bravura quest'anno penso che sia stata quella che non è arrivato e ha detto faccio tutto io, so tutto io, anche se ovviamente noi sappiamo che è un allenatore molto competente. È stato un allenatore che ci ha visto in difficoltà, sapeva che eravamo in difficoltà. E ci ha aggiustato veramente qualcosina senza stravolgere il nostro metodo di gioco. E l'umanità, come dicevamo prima, non ha mai esagerato nei comportamenti, perché sapevamo il momento difficile che stavamo attraversando. E quindi penso che quella sia stata la chiave, appunto, mantenerci uniti prima di tutto. E poi a livello tecnico, davvero qualcosina, ma forse lui a livello umano. Ha dato qualcosa in più, ha dato qualcosa in più e penso che poi si sia visto alla fine, si sia visto nell'ultimo mese, perché non abbiamo forse mai perso la lucidità, stavamo sempre in palestra a lavorare e lui e Omar, il preparatore, Paolo, il secondo allenatore, sempre i primi ad arrivare e li vedevamo sempre motivati anche dopo varie sconfitte, quindi
Penso sia stata un po' la chiave, un po' l'umanità, sempre la vicinanza che ci ha trasmessi, la fiducia in noi stessi. Quindi penso che lo staff abbia fatto veramente un gran lavoro e ovviamente si merita di rimanere l'anno prossimo. Anche a me ha un po' colpito la sua intervista a fine partita, che pensava già alla prossima stagione. Infatti, quando l'ho sentita, ha detto: mamma mia, cioè, pensa subito, sta pensando già alla prossima, ma questa è la mentalità di un gran allenatore, di un allenatore che si vuole, tra virgolette, riscattare, no? Perché comunque la salvezza l'abbia raggiunta, però che vuole pensare già a fare molto bene alla prossima stagione. Quindi quello è proprio sinonimo di grande persona e grande professionalità. Sì, sicuramente. Poi effettivamente quello che ha portato Coach Montagnani, a voi non mancava giocare, cioè imparare a giocare a pallavolo, sapete tutti giocare a pallavolo e benissimo, ma forse è proprio quel qualcosa in più emotivo, da un punto di vista emotivo, di umanità, che ha riportato un po' di serenità, tant'è che lo ha detto anche coach Paolo Falabella, il secondo, il vice coach dell'Emma Villas. Domenica era ospite a Domenica Sport Sera proprio qui a Siena TV, che effettivamente in questa annata cioè, è stato anche difficile trovare un gruppo così, perché non ci sono mai stati problemi. Cioè, sarebbe semplicissimo dopo tante sconfitte che il gruppo si disunisse, iniziassero dei piccoli problemi, delle incomprensioni. Invece non c'è stato niente, e questo merito ovviamente vostro, di voi giocatori, ma merito chiaramente anche un po' dello staff, che sicuramente ha ben lavorato sotto. Sì, diciamo che, scusami se ti No, interrompo, quello è stato prego. un po' anche il nostro, non ti dico problema, però quando noi discutevamo sulle varie, come mai non riuscivamo a vincere, come mai comunque perdevamo delle partite, è stato anche un po' il nostro problema perché non riuscivamo a trovarlo, perché come hai detto tu, eravamo un gruppo talmente unito, senza problemi, che ci fosse stato, se ci fosse stato uno che magari remava dalla parte opposta, sarebbe stato semplice trovare il problema. Invece il nostro è stato una forza e un problema, perché è stato un problema perché non riuscivamo a trovarlo e una forza perché comunque abbiamo capito che il gruppo era talmente forte che alla fine poi è dovuto uscire per forza. E noi in cuor nostro lo sapevamo questo. È stata un po' quella, diciamo, la chiave della stagione, perché potevamo benissimo mollare, come forse avrebbero fatto il 90% dei gruppi in quella situazione, invece noi abbiamo continuato a remare tutti nella stessa direzione. Assolutamente, infatti, il rischio è proprio questo: quando le cose non vanno bene, che mano a mano, diciamo, ognuno tiri indietro. E di fatto è finito prestissimo questo campionato, perché è finito ad aprile. Per la prossima stagione uno inizia con la preparazione verso agosto, comunque, sì, a metà agosto, come quest'anno è iniziato l'Emma Villas il 16 di agosto, tra l'altro una data importante per Siena, ma visto che non c'era, lo scorso anno non si è corso il palio, l'Emma Villas ha scelto quella data. Ma in tutti questi mesi cosa farete, Simone? Ti chiedo, ma tornerete a Siena, tornerete ad allenarvi? Non so, qual è la vostra programmazione? No, beh, sicuro ci terremo allenati perché adesso non so, sono 4 mesi, mi sa, Eh sì. 4 mesi senza attività, poi a riprendere è molto complicato. Quindi a Siena non so se ci torneremo quest'estate perché non so quello, però sicuro ci terremo allenati, magari giocheremo un po' a beach volley, ho la fortuna di stare al mare, quindi magari giocherò, farò sicuramente palestra, pesi. Quindi, però pallavolo è difficile perché comunque tra poco le stagioni finiscono per tutti, poi tornare proprio in palestra o giocare a pallavolo sarà dura. Però cerchiamo di tenerci allenati nell'attesa di vedere cosa succederà l'anno prossimo. Ok, Michele, hai qualche domanda da fare a Simone? Oppure abbiamo più o meno toccato effettivamente un po' tutti Sì, gli abbiamo argomenti. toccato tutto e niente, vorrei fare più che una domanda a Simone, vorrei fare un ringraziamento anche ai Cuori Biancoblu, che erano anche loro una ventina, se non ricordo male, a Santa Croce, quindi a sostenere la squadra per l'ultima di campionato della regular season. E quindi, insomma, li ringrazio per il sostegno che danno alla squadra, nonostante tutto, nonostante questa stagione non proprio all'altezza delle solite stagioni dell'Emma Villas.
Simone, con i cuori bianco-blu li avete sentiti vicini, poi insomma avete fatto anche una bella scena martedì, insomma, No, no, sicuramente, sicuramente loro sono stati vicini e anche l'ultima partita erano numerosi a Santa Croce, quindi diciamo che sarebbe stato facile mollare a metà stagione e loro sono sempre stati al palazzetto. Qualche critica ci è arrivata, ma è giusto che sia così, perché quando perdi così tante partite è giusto anche che facciano sentire la loro voce, però poi sono sempre stati vicini, sempre stati al palazzetto e li abbiamo sentiti assolutamente durante la stagione. Benissimo, Simone. Quindi per il futuro speriamo che sia veramente un arrivederci e ci rivedremo presto. Speriamo, speriamo, sì. Speriamo di rivederci sui campi di Siena. Bene, bene. Quindi noi ce lo auguriamo vivamente. Io ringrazio Michele D'Ascoli per essere stato nostro Grazie, ospite. grazie a te per l'invito di nuovo. E chiaramente grazie a Simone Parodi che, come detto, speriamo di vederci presto. Dai, speriamo, grazie mille a voi. Bene, quindi è terminata questa puntata di Sottorete e chiaramente ci rivediamo la settimana prossima. Un saluto. Questo programma è realizzato in collaborazione con Emma Villas, ville e casali in affitto in Italia.